La settimana scorsa abbiamo parlato della ripresa della Major League Baseball e integriamo quel video completando il discorso sul baseball italiano che ufficialmente riparte. Nella giornata di ieri sono state introdotte le nuove linee guida e dunque anche per il baseball nostrano abbiamo il calendario definitivo. Dunque andiamo a vedere quello che sarà il campionato di Serie 1 2020 del baseball italiano con il regolamento generale e le squadre che parteciperanno a questa edizione 2020. È già tanto che la Serie A partirà in questa situazione, considerate tutte le precauzioni e preoccupazioni del caso dovute alla pandemia del coronavirus. Per capire come si svilupperà il calendario e il campionato Serie 1 Baseball 2020, ci affidiamo all'articolo della Federazione Italiana Baseball Softball. L'articolo è di Marco Landi. Quello che a noi interessa, appassionati di baseball, soprattutto in questo caso italiano, come il sottoscritto, è questo, ovvero innanzitutto l'opening day, ovvero mercoledì 8 luglio. Le squadre che partecipano alla fine sono soltanto 7, in teoria dovevano essere 10 squadre totali, ma per via delle rinunce a iscriversi da parte dei Rangers di Re di Puglia, dei Grizzlies di Torino e del Nettuno Baseball City, sono rimaste soltanto 7 squadre e tra poco vedremo quali sono. Si torna alle 3 partite a settimana, che è un qualcosa che non si vedeva dai primi anni 2000 praticamente, con una partita in casa e due in trasferta o viceversa in base al tipo di calendario che verrà stilato ovviamente a breve sulla base di questo schizzo, questo foglio di linee guida. La gara 1 si giocherà il mercoledì sera alle ore 21, la gara 2 e la gara 3 delle serie di stagione regolare si giocheranno il sabato alle 16 e alle 20:30 nel caso di double header, quindi si ripescano le doppie gare, una al primo pomeriggio e una alla sera, oppure venerdì e sabato alle 20:30. Di solito, quando si facevano le 3 gare di serie regolare, le squadre, se erano nella stessa regione, si accordavano per fare una gara anticipata il venerdì e una al sabato sera, anziché fare il doppio format delle gare del sabato pomeriggio. La cosa importante, prima restrizione dal punto di vista proprio degli atleti da schierare, nella seconda gara su 3, quindi o quella del sabato pomeriggio o quella del venerdì sera, potranno essere schierati soltanto lanciatori di formazione italiana, dunque per valorizzare un pochino i prodotti nostrani che potrebbero eventualmente far bene anche nella nazionale maggiore. Come si svilupperanno i playoff dopo la regular season? Qui l'articolo ci viene in soccorso con questo punto. Le prime 4 squadre qualificate al termine del girone unico si qualificheranno alle semifinali di playoff, una serie di semifinale che si giocherà al meglio delle 5 gare, come l'anno scorso, mentre le vincitrici delle semifinali andranno a giocare le Italian Baseball Series, che invece torneranno a essere sulla distanza di 7 gare, a differenza dell'anno scorso, che furono soltanto sulla durata, delle 5 gare. Andiamo a vedere quelle che sono le squadre che parteciperanno a questo campionato di Serie 1 2020. Sono 7 squadre esattamente come l'anno scorso, mancano alcune squadre, ci sono conferme però di molte altre a partire dai campioni in carica, ovvero l'Unipulsai Bologna, che qui vedete riportata con il simbolo storico della Fortitudo. L'Unipulsai Bologna è la squadra nettamente più forte del nostro campionato di Serie A1, una letteralmente corazzata che ha fatto quello che voleva nelle ultime 2 stagioni, soprattutto quella del 2019, ma anche nel 2018, insomma, si erano toccati dei livelli di record clamorosi per il campionato italiano. La Fortitudo è la campione in carica, ha vinto il titolo battendo la formazione di San Marino per 3-0 nella serie di finale al meglio delle 5 partite. Va detto che in realtà, a detta di molti addetti ai lavori e appassionati come me, la finale anticipata fu quella della turno di semifinale, ovvero tra Bologna e Parma, dove appunto Bologna vinse alla quinta gara con anche degli errori purtroppo della formazione di Parma. Fatto sta che comunque Bologna è meritatamente al momento la squadra più forte e necessariamente sarà la formazione da battere anche in questo 2020. Seconda classificata dell'anno scorso è proprio la TEA San Marino, la formazione della Repubblica del Titano, che da anni partecipa al campionato italiano di baseball, appunto, nonostante partecipi a un altro stato, ma è evidente ed è giusto che sia così, San Marino è stata una squadra molto titolata nel corso degli anni, una squadra sempre molto tosta, che ripeto, ha avuto l'onore di partecipare alla finale contro Bologna in uno scontro obiettivamente non pari. E quindi San Marino dovrà cercare di quantomeno riconfermare i playoff e immagino anche l'obiettivo
della finale per quanto riguarda la squadra della Repubblica del Titano. Per quanto riguarda invece la prossima squadra, ci sono degli obiettivi interessanti, che è quantomeno riconfermare i playoff e sperare magari di migliorare il piazzamento della stagione scorsa. Il mio Parma Clima, che come si può notare campeggia anche nella miss di questo video, questa è la maglia per la cronaca del 70° anniversario, l'ho messa volutamente a rovescio tra l'altro per far vedere clamorosamente la squadra per cui tifo nel baseball italiano, Parma Clima, che come vedete ha la stella disegnata nello stemma perché appunto è stata una delle squadre a raggiungere i 10 scudetti, e come tutte le competizioni ogni 10 scudetti si aggiunge la stella. Il problema è che noi del Parma non vinciamo lo scudetto dal lontano 2010, in una gara 7 che vide il nuovo stadio, che è quello che c'è ancora, tutto esaurito, quando il baseball forse richiamava un po' di più rispetto ad adesso, che insomma si vivono momenti un pochino diversi. Comunque il Parma Baseball viene da una semifinale playoff persa contro Bologna, con di fatto una malgestione dell'ultimo attacco proprio contro Bologna, in una serie dove era in vantaggio 2-0 e poi rimontata 3-2. L'anno prima ci fu la finale per lo scudetto Parma-Bologna, ma non ci fu storia perché Bologna era nettamente la formazione superiore rispetto al Parma. Parma che fu miracolato secondo me nel vincere addirittura una gara delle 5, però vediamo se i nostri beniamini bianco-blu potranno arrivare quantomeno ai playoff, secondo me obiettivo minimo stagionale, e speriamo quantomeno alla finale scudetto, sempre se il tabellone non è infelice come quello dell'anno scorso. La quarta squadra che partecipa è il Nettuno, che va detto non è il Nettuno Baseball City, ma è il Nettuno 2. Nel piano originario, dopo le rinunce di Torino e di Puglia, ci dovevano essere due formazioni della squadra della provincia di Roma. Il Nettuno Baseball City si è ritirato, c'è comunque il Nettuno 2 che mantiene viva la tradizione della formazione appunto di Nettuno, che per storia è una di quelle più titolate insieme al Parma. Quando c'era la sfida molto più sentita Parma-Nettuno, si parlava nel baseball del Derby d'Italia. È un onore avere ancora una volta una squadra di Nettuno presente nel campionato, così come è ancora interessante avere squadre che magari non possono avere velleità di playoff, ma comunque danno lustro a questo campionato, ovvero per esempio le squadre di Godo, che è ancora una volta confermata in Serie 1. Il Godo Baseball Knights è una squadra della provincia di Ravenna che si unisce, diciamo, a due esordienti assoluti per quanto riguarda la Serie 1 di Nuova Concezione, se così possiamo chiamarla. La prima squadra è di Macerata, i Macerata Angels, che hanno ottenuto la promozione dalla Serie A2, sono stati confermati in questa nuova Serie A1, e dunque avremo anche la squadra marchigiana a calcare i campi del campionato di Serie A, che prevalentemente è un campionato emiliano-romagnolo con due sole eccezioni: una è Nettuno, l'altra appunto è Macerata. Non è l'unica esordiente assoluta, perché dalla Serie A2 è venuta su un'altra formazione che tra l'altro è vicinissima dove sono io, ovvero il Collecchio Baseball. Il Collecchio Baseball ritorna in Serie A comunque dopo tanti anni di gavetta, dopo tanti anni di Serie A2, e sono contento di avere letteralmente un derby della stessa provincia, dopo che il Parma per anni ha dovuto affrontare squadre più rivali, appunto come appunto lo storico Bologna, lo storico Rimini, ma erano più derby regionali. Qui parliamo di proprio derby provinciali con il Collecchio Baseball, e dunque io mi immagino il mega trasfertone a Collecchio, se il pubblico sarà ammesso, che anche questo è un altro nodo importante per vedere come si sfila il campionato di Serie A1 2020. Si parlava per le gare seniors, quindi A1 e A2, di 200 persone allo stadio. Dunque sono 7 le squadre presenti ufficialmente nel campionato di Serie A, 5 emiliano-romagnole se consideriamo anche San Marino, al netto che San Marino è uno stato vero e proprio, una squadra di Nettuno e una squadra di Macerata, per un campionato a 7 squadre che vi ricordo sarà composto da un girone unico a 7 squadre con 3 partite a settimana, play ball mercoledì 8 luglio. Dal mio punto di vista, da semplice appassionato ovviamente, è una Bologna ancora una volta favorita per via delle grandi stagioni che ha fatto nel 18 e nel 19 con record incredibili di vittorie. Basti pensare che nel 2018 di partite in campionato in totale ne perse 3. Speriamo che il mio Parma Baseball possa fare meglio dell'anno scorso e arrivare quantomeno in finale. I playoff ancora una volta quest'anno secondo me sono l'obiettivo minimo. Questo video analisi finisce qui, fatemi sapere che cosa ne pensate voi che siete più appassionati e ferrati di me sul baseball italiano, che comunque anche io seguo ma da semplice tifoso.
Fatemi sapere dunque cosa ne pensate. Un saluto da parte di Matthew Torgard, prossimo appuntamento sul canale sportivo questa domenica, sempre alle ore 19, per il primo post-gara stagionale del Gran Premio di Austria di Formula 1.